Al culmine dell'altura del Monte Calvario, a dominare il vallone del fiume Isca, si erge il magnifico castello ducale di Bisaccia, probabile nucleo originario del borgo feudale, formatosi intorno al maniero in epoca longobarda. Le prime testimonianze circa l'esistenza del centro risalgono al 1087. In quell'anno ne risulta proprietario Roberto, cui seguì nel possesso Riccardo, barone di Bisaccia. Sotto i Normanni il feudo fu concesso da Ruggero II a Guglielmo. Il feudo passò in seguito a Riccardo Cotigny, che partecipò ad una congiura contro Manfredi di Svevia, che per questa ragione glielo tolse per donarlo ai D'Aquino. Nel 1269 castello e feudo tornarono ai Cotigny, prima a Riccardo, poi a Guglielmo, a Riccardo III e Mabilia. Appartenne in seguito a Tino del Balzo nel 1462, al marchese del Vasto Alfonso d'Avalos nel 1528 e al marchese di Villa Giovan Battista Manso, amico del poeta Torquato Tasso. Tasso soggiornò nel castello nell'ottobre del 1588. Nel 1571 il feudo fu assegnato al marchese di Carife Ettore Braida e nel 1589 a Ferrante Gonzaga. Il paese passò inoltre ad Antonio Pisanello e al poeta Ascanio Pignatelli, che nel 1600 fu investito del titolo di duca di Bisaccia da Filippo II di Spagna. Furono i Pignatelli a mantenere il feudo fino all'eversione della feudalità avvenuta nel 1806. Siamo nella Valle dell'Ofanto, a Bisaccia, nel centro storico, a scoprire il magnifico castello. Avremo una guida d'eccezione in questa puntata, qui per Tesori d'Irpinia, il dottor Giampiero Galasso, archeologo, curatore del museo qui del castello e soprattutto direi autore del volume fondamentale, diciamo, per chi voglia accostarsi ai castelli all'Irpinia, che è Torri e Castelli d'Irpinia. Allora, dottore, siamo qui davanti a questo ingresso. Già possiamo notare molte cose interessanti di questo castello che è stato ottimamente restaurato e che è veramente un luogo importante. Allora, il castello di Bisaccia è una fortezza medievale pluristratificata che è stata costruita a partire dal X secolo con vari rimaneggiamenti avvenuti in età federiciana nel XIII secolo e poi in età angioina, aragonese, fino agli ultimi restauri che sono avvenuti intorno al XVI secolo, quando questa residenza fortificata viene trasformata in un palazzo signorile, anche se questo palazzo conserverà fino ad oggi questi elementi di fortificazione. Siamo all'ingresso, un ingresso che è tardo quattrocentesco, e ci troviamo proprio di fronte al portale con sistema archivoltato costruito da blocchi lapidei, e questo portale d'ingresso è circondato, abbiamo due torri che ne difendono appunto l'entrata, una torre alla mia destra che è una torre semicircolare e una torre alla mia sinistra che è una sorta di antemurale con una base scarpata appunto per la difesa. Entriamo nel primo cortile del castello, così iniziamo la nostra visita.
primo cortile di questo castello. Di fronte a noi possiamo vedere con chiarezza il camminamento di ronda che serviva. Il cammino di ronda univa le due torri che abbiamo visto prima a difesa del primo ingresso e poi lo vedremo in particolare, e abbiamo anche delle fuciliere e delle feritoie da cui appunto si poteva colpire chiunque volesse assediare il castello. Siamo adesso nel primo cortile, un cortile ancora lastricato con ciottoli fluviali e pietre calcaree di varie dimensioni e forma, dove ad est e a sud abbiamo alcuni ambienti che erano adibiti in antico a magazzini, a deposito di derrate. Oggi sono stati restaurati e sono stati reimpiegati per nuovi utilizzi. Per esempio abbiamo l'ambiente a sud che è stato adibito appunto a museo archeologico e l'ambiente ad est che adesso è stato adibito a caffè letterario.